Buongiorno a tutti di nuovo e benvenuti alla conferenza stampa dedicata al film Pamphir di Dmytro Sukolitskij-Sopcu. Io mi scuso, ci provo, ma non lo so se ci sono riuscita. Volevo ringraziarlo molto per essere qui, perché la sua venuta non è stata per niente semplice, quindi lo ringraziamo doppiamente. Il suo film Pamphir è in competizione internazionale lungometraggi, è un'anteprima italiana, è stato presentato in prima mondiale a Cannes, alla Quinzaine des Réalisateurs, e in fase di progetto è stato al Torino Film Lab. È una produzione ucraina in coproduzione con Francia, Polonia, Lussemburgo e Cile, ed ha avuto un'uscita in Francia adesso a novembre del 22. Dmytro, questo è il suo primo lungometraggio e ha iniziato con una storia che apparentemente sembra semplice. C'è un uomo che vuole prendersi cura della sua famiglia, in particolare di suo figlio, e che a un certo punto deve decidere se farlo nella legalità o nell'illegalità. In realtà mi sembra che si intersecano molte dimensioni, ma intanto volevo chiederle, da un punto di vista proprio tematico, narrativo, il racconto di questa famiglia come arma a doppio taglio, come luogo di affetti, ma anche come luogo in cui si cercano e si trovano delle collaborazioni nel malaffare, quindi una struttura che ha un doppio significato. Thank you for introduction, and I'm really happy to be here. It was like a long journey back here to Torino after 6 years, because the project was started definitely here. I remember how that was a begin. And people from Torino, they was believing in this project and select me, and it was very funny, because when I was press select, I was don't talk in English at all, like it was translator, and they was risk and decide to select. And during the 9 months, I was improve also English tools. So yes, and like from beginning, for me was plot and storytelling. It's like one of the layers, and build story with multi layers. It was one of my director goal, and it was quite difficult to explain for even for different pitching. So for me, making movie is like making painting, and take just the attention of the audience for everything what you discover on the screen, but it depends from viewers which one layers you want to discover on the screen. Grazie infinite per questa presentazione molto gentile. Sono davvero molto molto felice di essere giunto qui a Torino. È stato un lungo viaggio, ma sono arrivato. E sono tornato qui dopo 6 anni, perché il progetto di questo film è proprio nato qui a Torino. Ricordo come è iniziato: sono stato preselezionato dal Torino Film Lab, che mi ha appunto reputato degno di entrare a far parte del progetto, e hanno creduto in me. Dunque, quando sono arrivato è stata abbastanza difficile la situazione, perché non parlavo assolutamente inglese, ma nel corso di 9 mesi ho fatto di tutto per migliorare la mia conoscenza dell'inglese e riuscire a spiegarmi con loro.
Chiusa questa parentesi del Torino Film Lab che mi ha sostenuto, parlando del film posso dire che all'inizio la storia che desideravo raccontare con il mio film era sì piuttosto semplice, perché la struttura era quella di quest'uomo che protegge la sua famiglia, ma all'interno del film ci sono numerosi strati, numerose strutture che si intersecano, ed era proprio questo il mio obiettivo, quello che volevo raggiungere come regista. E nel momento in cui appunto ho presentato il progetto ai vari pitching non era facile spiegare proprio questo aspetto, ma per me realizzare un film è come dipingere un quadro. Dunque io mostro sul grande schermo quello che ho girato, dopodiché sta al pubblico decidere che cosa vuole scoprire e che cosa vuole portare a casa dalle immagini che vede sul grande schermo. Sì, e mi pare che ci sia anche una certa sorpresa mano a mano che si avanza, cioè c'è un codice visivo che non possiamo prevedere il codice visivo successivo. Come se ci fosse una specie di gioco con lo spettatore. È così? Yeah, it was one of the important moment when the following, like from audience following, and you never can expect what will be next, because like in real life something happened unexpectful, and this idea with one shots with following. It was just a broke expectation, and all this like visual tools was used to every time like it take the tension from audience and broke this expectation and bring them to the main points. I mean main points from my perspective, to talk about conscious, to talk about unconditioned love, to talk about like promises and relationship between man, like a human and God, and what does mean godness, what does mean like have this kind of a relationship in this dualistic way. So yeah, I mean dualistic way between Christian and pagan, and still in even in this darkness searching for a truth. Infatti questo è stato proprio uno degli aspetti più importanti che mi ripromettevo di raggiungere girando il film in questo modo. Il pubblico non doveva assolutamente capire che cosa sarebbe successo nella scena successiva, doveva essere tutto estremamente inatteso, inaspettato, una vera e propria sorpresa, un po' come succede nella vita reale, non sappiamo mai che cosa ci attende il giorno successivo. E questo obiettivo ho cercato di raggiungerlo appunto con il mio modo di riprendere le scene, con tutta una serie di dispositivi visivi che ho messo in atto a livello tecnico, proprio per attirare il pubblico e cercare di creare sempre una tensione maggiore e presentare al pubblico stesso quello che era il mio punto di vista. Volevo appunto trasmettere
gli aspetti più importanti che io considero importanti, cioè la coscienza, l'amore incondizionato, gli impegni che si prendono nei confronti della famiglia, le promesse che si fanno alla famiglia stessa, l'impegno fra l'uomo e Dio, e poi questo aspetto dualistico fra l'amore cristiano e l'aspetto pagano. E quindi cercare la verità in questo mondo di oscurità. C'è anche un elemento di mitologia, no? C'è un eroe in un certo senso come personaggio. Yeah, actually this rules what was built, it was not new, because it's like he created from a local guy, a very local guy in a place what even don't have a name, but you know it's a part of the Ukraine on our west part near Romania, and it's like a man from nowhere became a myth, as you told, and how we see how create the characters. It's like a If we talk about the name Pamphir, so it can be even like a name Hamlet, and anything else, anybody else can play Hamlet. I mean the actors. The same with the Pamphir. So Pamphir, it's just a some kind of a metaphysic of the creating of the hero, and everybody can play this. Hero, like who had the possibilities and who had the right capabilities. Ci troviamo in una zona dell'Ucraina, non viene menzionato la regione in cui il film si svolge, ma è comunque vicino al confine romeno ed è l'Ucraina occidentale. E si parla della vita di quest'uomo che si dipana e che segue determinate regole, una persona normale che vive in questa zona specifica, e questa persona normale diventa un mito, nel senso che noi abbiamo cercato di creare con questo personaggio un personaggio che potrebbe essere come Amleto. Pamphir può essere reso simile ad Amleto, e comunque Pamphir è l'eroe, il personaggio centrale del film, ma tutti gli altri attori, tutte le altre persone che sono rappresentate all'interno del film potevano diventare Pamphir, ognuno di loro poteva capitare la stessa situazione, gli stessi eventi potevano colpire ognuno di loro. Dunque Pamphir è la metafora dell'eroe. Ci sono delle domande? Buongiorno, grazie per questo bellissimo film. Thank you for the film, which is very beautiful. I liked it so much. Ma a me pare che questo film sia una straordinaria metafora di quello che succede oggi in Ucraina. Cioè un potente che ha degli sgherri e sopraffà, cioè terrorizza una popolazione fragile, debole, dove che però è guidata da questo eroe che cerca di combattere allo stremo. E anche quell'immagine del lunghissimo e stretto tunnel verso Occidente sembra una metafora, oltre a tantissime altre che non sto qui a elencare, di quel tentativo di agganciare l'Ucraina all'Unione Europea. Cioè un significato anche politico, premonitore, è straordinariamente premonitore. Quindi questo l'ho trovato particolarmente avvincente e affascinante. Grazie. Actually, thank you for a comment and for a question. Oh.
come off. Oh, something happened. Thank you for this comment. What I can say about the context of the movie, because after 24 February, this movie immediately start to be the historical movie about our past, because it doesn't link with contemporary war. It's more link with this hybrid war what's actually have Russian Federation since 8 years, and in a very ironical way, what we see in a movie, it's a west part of Ukraine, would look like some kind of a dangerous place, and during the war it start to be most safety place, and a lot of national refugees and a lot of families who was live in Mariupol, Kharkiv, Kherson, Chernihiv, and a lot of place nearby. Nearby war, they became there, and for them it became the most safety place. So I think in this perspective, these characters, I mean the main character, Leonid, he more described the philosophy of the Ukrainian mentality. When you when your freedom important more than your life. Molte grazie per il suo commento e devo dire che quello che dice sul contesto del film è davvero straordinario, nel senso che all'indomani del 24 febbraio 2022 questo film è diventato quasi un film storico sul nostro passato, perché con il conflitto attuale tra l'Ucraina e la Russia questo contesto non si lega piuttosto a quella che era la situazione precedente. Da 8 anni che noi abbiamo questo collegamento di guerra ibrida nei confronti della Federazione Russa. Quindi quello che si vede all'interno del film e che potrebbe essere rappresentata come una zona, una regione estremamente pericolosa, perché è così che viene trasmessa l'immagine dell'Ucraina occidentale, in realtà oggi come oggi è diventato il luogo più sicuro dove gli sfollati, dove chi è scappato dalle zone di guerra più grave come Mariupol, come Kherson, come Kharkiv, hanno trovato la sicurezza. Sono scappati e lì si trovano in un luogo sicuro. Quindi in questa prospettiva possiamo proprio dire che il personaggio descrive la filosofia della mentalità ucraina, e cioè quando la libertà è più importante della nostra propria vita. And one more comment, it's like in movie you see reality, I can say it's like before COVID time, it's mean like it between 2016 and 2018, even 19. And even there you can hear this echo of the Hybrid War. The father of the two twins was killed in a Donbas. So the whole country was involved in this hybrid war, in our movie was very important to show this kind of a place what belong for these people, and this ironical line about you and your place. So it's no difference. You build your own goodness in the place where you live.
For me, it's also one of the important message because it represents Ukrainians who working abroad. A lot of people from west part of Ukraine work in different countries, in France, in Italy, in Spain, and they just earn money there to back to home and build their better life, build their houses, give the education for children, and it's also because they, you know, like have this love and passion for this their relatives, and but every time it's have a like a price, like this unconditional love also have the price, and like many Ukrainians who was working abroad, Pamphir want a better life for his next generation, for his son, but in another way he should be absent and earn money in a different place and after this back to home. It's like a kind of a dilemma between something, and it also like a philosophy. We every time between something, like big powers. I mean, EU and Russian Federation. You know, like this position of the character, and also this link with the position of Ukraine, like a country. We between hammer and yes, I understand. And horn, yeah, hammer and horn. Nel film si vede proprio la realtà di questa regione, quella che appunto esisteva prima ancora del Covid, quindi nel periodo che va dal 2016 al 2018-2019. E comunque anche nel film si respira questa idea della guerra ibrida che è in corso, perché infatti si dice che il padre dei due gemelli è morto combattendo in Donbass. Quindi tutto il paese era già coinvolto all'interno di questa guerra ibrida. Nel nostro film si vede questa regione, questi paesini, questa campagna che è il nostro luogo d'origine, il nostro luogo di appartenenza, e si può intravedere questa linea che ci collega all'Unione Europea. Ed è un messaggio importante che il film può trasmettere, cioè si vede quanti ucraini lavorano all'estero, lavorano in Italia, in Francia, in Spagna, per riuscire a guadagnare un salario che mandano a casa affinché i loro parenti, la loro famiglia possa avere un'esistenza migliore, si possa costruire un'abitazione migliore, possa mandare i figli a scuola, avere un'educazione. Quindi si vede quanto l'amore per i propri familiari e i propri parenti ha un prezzo. Questo amore incondizionato ha un prezzo che Pamphir paga. Per poter offrire una vita migliore al proprio figlio deve essere assente, non può crescerlo, non può essere in sua compagnia, non può essere a casa. Ed è un dilemma quello che rappresenta, perché noi ci troviamo proprio in mezzo fra le due grandi potenze, la Federazione Russa e l'Unione Europea. Quindi il nostro personaggio Pamphir rappresenta proprio il legame con l'Ucraina che si trova fra l'incudine e il martello. Ha potuto proiettare il film in Ucraina? È stato visto? Actually, it was once showing. In Ukraine, it was event called Critic Weeks, Ukrainian Critic Weeks,
and it was two screening in one day, and it was all sold out, and people sitting in chair and then, like on the stairs, even because the situation in Ukraine right now with the cinema is the next. If the cinema have shelter, they can risk and make a screening, because if the air alarm more than 15 minutes, the theater must turn on the light and ask all people go to the shelter, and it's totally risk for any cinema, any kind of a you know, multiplex or like a big cinema. So not all of them risk, but some of them still work and release our movie. We will plan to 26 January, and I can say in Ukraine a lot of people waiting for this movie, but unfortunately international audience saw this movie earlier than Ukrainian audience. È stato proiettato questo film all'interno della settimana della critica del cinema ucraino. Ci sono state due proiezioni che hanno avuto luogo entrambe nello stesso giorno, e sono state due proiezioni che hanno proprio registrato il tutto esaurito. C'erano persone appunto sedute anche sugli scalini pur di riuscire a vedere questo film. Come ben potete immaginare, la situazione in Ucraina per quanto riguarda i cinema non è proprio facilissima, nel senso che appunto ogni 50 minuti ci sono degli allarmi aerei e dunque le persone devono andare a rifugiarsi appunto nei rifugi, e quindi è un rischio proiettare i film perché appunto non devono accendere le luci e tutti devono prendere e scappare per andare a rifugiarsi al sicuro, quindi non sono molti i cinema che accettano di correre questo rischio. Tuttavia il 26 di gennaio 2023 questo film verrà distribuito e verrà visto in Ucraina. Purtroppo la popolazione ucraina lo vedrà dopo che è già stato visto all'estero. Dimitro, grazie tantissimo per aver condiviso il suo lavoro con noi. Dobbiamo chiudere e in bocca al lupo. Grazie. Thank you for invite me and the movie, and thank you for your question. Grazie dell'invito e grazie delle domande.